70 anni di abilità, 70 anni di fantasia, 70 anni di estro che i maestri carristi di Pontecorvo portano in scena. Dopo un digiuno forzato durato 2 anni, ecco la 70esima edizione del Carnevale di Pontecorvo che vuole segnare il tanto atteso ritorno ad una normalità di cui si sentiva troppo la mancanza. Sono di Pontecorvo e con tutto il cuore sono felice di festeggiare questo carnevale dopo 2 anni di penitenza. Qual è lo spirito che vi anima? Lo spirito è sempre la gioventù. Dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di restrizioni, insomma, poter rifare e rivivere queste emozioni è bello. Sandra e Raimondo, ci siamo impegnati abbastanza. Lei, nonostante è molto più giovane di me, ma molto più anziana in testa. Come ti difendi? Non mi difendo, è vero. Perché hai scelto questa maschera da primitiva? Perché a scuola l'avevamo già fatto. Quindi hai voluto indossare i panni degli uomini e delle donne della preistoria? Sì. Complimenti. Ma alla fine questo super bonus conviene o non conviene? Conviene, conviene. Il nostro vestito si chiama steampunk, ovvero che unisce lo stile dell'Ottocento, ovvero cappelli e giacche, a strumenti della rivoluzione industriale. È divertimento per tutte le età. Trasgressione. Noi appariamo soltanto per dare un ricordo di quello che è stato, speriamo che non sarà il futuro, ragazzi. Cosa c'è in questa bottiglia? Quale elisir? È limonata. Che vi rende così frizzanti. Sì. È la vita perché rappresenta una giornata di gioia e di spensieratezza. I carri, perché mo erano proprio belli. Quest'anno si sono superati, dovevano recuperare i 2 anni di Covid, no? Sì. In questi 2 anni ti è mancato un po' il carnevale? Sì. Che cosa ti è mancato di più? La festa. Oggi Taxi Driver dal 1976 a Pontecorvo per voi, maschera isolata. Ragazzi, il carnevale di Pontecorvo è uno spettacolo, basta vedere quello che c'è qui davanti, è uno spettacolo. E sono contentissimo che è venuta e non è stata rimandata un'altra volta. Ti è mancato un po' il carnevale in questi 2 anni? Sì. Cosa ti è mancato di più? I bambini.